la misplay arriva a informazioni complete dinanzi a tutti noi. Esatto, ci siamo con Lord One Vince, la regia ci proietta in game, siamo andati a prendere la game in corso su un game che vede Vince con uno sviluppo di Lee Sin bello temibile a terra, non fosse che Lord Von sembra abbastanza vicino a stabilizzare, forse già il turno del one turn kill by Lee Sin. E Von sta letteralmente giocando il motivo per cui Lee Sin non si usa. Stiamo per vedere un bellissimo lamantino, non è un lamantino, minitino 3-3, andare a calciare quella senna e a non farle un granché male, diciamo, perché gli effetti in questo momento è... Bisogna picchiarla molto più forte, Senna, se la si vuole abbattere, giustamente. E... incredibile vedere Lee Sin deck contro il deck di Lord Von. Ora capiamo perché sta durando tanto la best of three tra di loro. No, probabilmente era quella di prima, in realtà sono solo alla prima partita, siamo solo al turno 9, ma questo è già un turno abbastanza di plot twist, se vogliamo, dove Lee Sin viene sviluppato, sopraffare, non sappiamo la storia della partita fino a questo punto, ma... non c'è molto da sapere. Vince ha tirato le spell, Lee Sin si è evoluto, gli ha messo sopraffare, ha attaccato e si è beccato la carta più scorretta della storia di Lee Sin, che non avrebbe mai voluto vedere Bundle City. Lee Sin a sua volta. E un strano virgulto di risposte per preservare la vita di quella Senna. E ci siamo, tra l'altro. Dubito che verranno investiti... cioè, no, non c'è un altro Twin Discipline. Quindi non c'è modo per quella Senna di venire rimossa effettivamente, perciò Von conserva le risorse. La Darkness abbiamo anche la conferma che fa 4 danni, quindi è stata già potenziata 2 volte, non sappiamo se Veigar o da un Twisted Catalyzer. Arriva la Crescendum che itterà probabilmente una Eye of the Dragon, ma a questo punto la differenza qui la fa Lee Sin, se viene pescato o meno il secondo Lee Sin per Vince, o addirittura il terzo. Non sappiamo se quello è stato il primo o il secondo Lee Sin ad essere rimosso. Io non sappiamo quale Minimorph è, se la prima di tre. E niente. C'è l'assicurazione anche sulla seconda venuta del messia Lee Sin, quindi il game è assolutamente blindato per Lord Von, che non deve temere la win condition one turn kill che Lee Sin può portare. Sembra avere assolutamente sotto controllo anche la win condition dell'aggressione via board coi pezzettini. Direi che ci stiamo avviando ad un late game con Lord Von, protagonista indisturbato di questa prima di 3 sfide. Ricordiamo che questa è ancora una semifinale, stanno giocandosi l'accesso ai 12 punti o 15 se si va a vincere la finale. È probabilmente quindi la partita con più gap, perché può essere o il sesto posto di un o i 6 punti di un quarto o i 15 del primo. Quindi questa è veramente un bivio importante nelle giornate di qualifica. Assolutamente, è un gap gigantesco, anche perché poi ti vai a giocare il terzo quarto ovviamente, quindi il gap non è veramente così grosso, però a tutti gli effetti apre allo spot negativo perdere qua, quindi passare dallo spot positivo di 15 a quello di veramente pochi punti. E se sei Vince ne hai già un po' da parte, ma per Von rappresenterebbe la catastrofe rimanere stavolta non a bocca asciutta, perché un minimo di 6 punti non fa schifo, ma sarebbe sarebbe comunque subpar al day 3, dove ne vuoi avere almeno 9 di punti e lui con un più 6 andrebbe a 8. Quindi Von è affamatissimo di vittoria. Questa partita ci sentiamo di dire con quasi certezza, nonostante il top deck di Sync, questo sia già un ottimo 1-0 per Von. È veramente quasi impensabile il contrario. Addirittura qui Von si prende l'estrema libertà di andare a fare la spell di Senna, baitando un deny al suo avversario che, qualora arrivasse, pace fatta, mi vado poi a usare il minimo con i 6 che avanzano. Se non vai a fare deny, perfetto, ti muore di Sin, quindi a tutti gli effetti hai perso una risorsa importante. Però qui Vince decide di preservare Lee Sin proprio con la giocata di Will of Ionia. Quindi non un deny, ma si tiene la risorsa in mano. Molto bravo, molto attento. Will of Ionia, che difficilmente ha valore in questo matchup, lui ha trovato un modo tutto suo di renderlo comodo. L'ha fatto diventare praticamente un deny. Sì, non male. Effettivamente, oddio, è abbastanza triste vedere Vince doversi arrangiare con sole spell su una board tutt'altro che minacciosa. Direi che sta Lord Von sta abbastanza scaricando la K47 su una Graziella a questo punto, visto che non ha
più nulla da dire, Vince, in questo game. Sta facendo bene a giocare, comunque c'è l'opportunità di andare a ciclare in tu qualcosa. Noi sappiamo che la speranza di quelli sin a portare la win condition è assolutamente vana. Arriva un'altra oscurità, forse per Vince può esserci ancora modo di temporeggiare, ma nulla più. Ecco, con questa Eye of the Dragon si tratta veramente di solo temporeggiare. L'unico scenario davvero assurdo che può ancora aprirsi e del quale non siamo al corrente, io solo che abbiamo visto il game iniziato, è un eventuale terzo Lee Sin in assenza della terza Minimorph. Quello è l'unico caso in cui Vince può chiudersi a riccio, giocare il control e provare a vedere se l'ultimo disperato Lee Sin passi. Ma tanto a Luft Traveler è la carta più forte del gioco, ovviamente. E dire che ha vanificato le chance di vittoria di Vince è una piacevole metafora. E nel senso, qua la K47 sulla Graziella non era abbastanza ed è passato ai bazooka Lord Von. Di conseguenza la Graziella non c'è più, è sparita, evaporata dopo la giocata della Luft Traveler, che azzera le chance di vittoria di Vince. Partita vista o non vista, letteralmente ora qua io e Walcott potremmo commentare tutto altro, parlare dei fatti nostri, perché non arricchiremmo quello che stiamo vedendo qui. Sarà tutto un semplice Lord Von che sviluppa Darkness, spara Darkness, assorbe risorse a Vince, che piano piano le finirà. Qualora Vince fosse fortunato da vedere il terzo di Sin, complimenti, è stato fortunatissimo, ma tanto non cambia assolutamente nulla, verrà minimorfato con, tra l'altro, immagino a quel punto onestissimo, rotellina sul render, come si suol dire. A quel punto sì, a quel punto sì, perché non c'è veramente niente da fare, non c'è più win condition, non c'è veramente più verso speranza. La famosa barra a lato delle scacchiere che traccia il valore dei pezzi in tavolo, la posizione, il valore della posizione dei pezzi in tavolo per l'uno o per l'altro giocatore, a quel punto diventerebbe tutta d'un solo colore e non più divisa tra i due contendenti, e sarebbe tranquillamente scenario da resa. Allora, se non altro, ecco, facciamo un servizio comunque a chi ci segue su un game già finito e parliamo un po' della polarizzazione di questo matchup. Sicuramente il Minimorph è un punto saliente del matchup. Sì. Spesso il Minimorph apre a dei trade anche una carta per tre, perché comunque quello è un listing su cui minimo hai poggiato la lama dello Zenith. Minimo. Spesso nel turno stai sparacchiando qualcosa per dargli challenger e barriera. A quel punto è un 3-1 e molto spesso stai anche provando a rincarare con dei combat trick ad aumentarne l'attacco per darti la proiezione di lethal one turn kill, di farci la wombo combo sopra. Quello motivo. L'altro è che la sola board che generi con Eye of the Dragon non basta mai a reggere il valore delle darkness. Assolutamente, bravissimo. Ed è una quella situazione dove appunto mi sento sempre di dire che quando si parla di control, di aggro, di combo su Rune Terra, qui vediamo tra l'altro Vince addirittura che deve cedere la vita del suo Lee Sin, nonostante il minimo non abbia mai visto gioco, cioè rivedendo questa partita Vince si renderà conto di come è stata impossibile questa partita per lui, proprio non c'era verso in modo di portarsela a casa. Probabilmente con il formato che utilizziamo, che ricordiamo essere un Conquest a 3 ma senza ban, ha codato il Lee Sin deck pregando che Lord Von dalla sua non codasse il Darkness, perché mi sento di immaginarla così, è l'unico scenario dove penso possa ragionevolmente Vince essersi trovato. Comunque sia, il matchup, come dicevi tu, è perfettamente. Il valore delle Darkness è incredibilmente difficile da gestire, le Minimorph distruggono completamente la tua win condition, perché è Burst, non c'è spazio per Bastion in questo meta, e un conto è quando per Bastion c'è spazio in un meta dove vuoi counterare i freeze, vuoi counterare il control deck di turno che ti frizza di Sin in combat e va bene, ma un conto è investire Bastion per Minimorph, dove tu devi pre-committare Bastion e l'avversario ha mille modi per togliertelo oltre alla Minimorph. Cioè, difficilissimo da giocare questo matchup, veramente incredibile, e penso siamo sul range del 75-78% vinta per il Darkness deck. Un altro punto veramente veramente fastidioso e importante che aiuta Darkness sono gli Aloof Traveler. Lee Sin è la carta più costosa del deck, addirittura io avevo provato a fare una versione di Lee Sin che funzionasse in questi meta all'inizio, perché lo volevo portare al mondiale, e ci avevo messo le Star Shaping, perché non solo ti davano win condition alternative contro gli Aloof Traveler, contro i Minimorph, eccetera, ma perché contro gli Aloof andavi al gambling del 50-50. Pensa. Appunto, su Rune Terra, quando si parla di combo o di control, è sempre strano da dire, perché Lee Sin, chiunque direbbe che è un deck combo estremamente forte contro control, perché è un combo deck che si basa su Ionia e Targon, due bestie nere per le Isole Ombra, che sono
tra i massimi esponenti del controllo in questo gioco. Quindi si trova in un matchup in teoria comfortable, ma la verità è che è terrificante, proprio perché sulle Gesù Frone Terra il confine contro le combo è estremamente labile. Anche gli aggro non sono veramente aggro, hanno un sacco di valore con Bundle City. È un gioco a sé stante e fa parte assolutamente del fascino di Legends of Runeterra. È il motivo per cui Lee Sin è un combo che a tutti gli effetti invece gestisce bene aggro, perché ha le Eye of the Dragon, che ne gioca 6 copie con i doni dall'aldilà, e quindi tutte le linee si intrecciano, ma... That's it, that's Runeterra, e ci piace così potenzialmente. Assolutamente, a volte è proprio, come dicevi tu, il fascino del gioco, il fatto di dover imparare a digerire delle sfumature di termini che conoscevi già. Avessero fatto quelli di Riot Games l'ennesimo card game copia e incolla, non saremmo qui ad appassionarci, sì, e a portarlo avanti il più possibile. La cosa che mi ha un po' disgustato del mazzo Darkness nelle prime uscite in cui l'ho dovuto affrontare è la grandiosa varietà di rimozioni, perché un tempo, quando giocavi le Shadow Isle, molte rimozioni le giocavi perché a giocare tante rimozioni si faceva bene, ma non è che fossero individualmente molto versati. Giocavi il Grasp, azzardavi la monocopia di The Box, dovevi appoggiarti alle Withering Whale, spesso tripla copia, e alle volte la lacrimuccia solcava il tuo viso quando te le tenevi in mano e ci morivi addosso con quelle carte, perché non facevano abbastanza per tenere Draven Sion, non venivano risposte da Ranger Resolve, faccio venire un po' di PTSD a Soul, esatto. Venivano risposte da Ranger Resolve dei mazzi di matcha, non facevano niente. Qui Minimorph e la combo Disruption che arriva dagli Aloof a volte è veramente, veramente toxic, perché non lascia counterplay, perché non va assolutamente a lasciarti giocare la tua wincon e va a creare degli scenari molto fastidiosi. Storicamente ne ho masticati tanti di card game, ho fatto competizioni in quasi tutti quelli che ho trattato, è sempre stato reworkato un meccanismo di combo disruption non interattivo come gli Aloof Traveler. Sempre. Menziono, per dire, un Dirty Rat per chi ha giocato tempo fa ad Hearthstone. Il 2-6 maledetto. Un altro paio di maniche, perché esatto, il 2-6 Taunt, che tra l'altro era anche un buonissimo aggro stopper se lo volevi gamblare in early. Esattamente come Aloof, tra l'altro. Cioè, costa 4 Aloof, quindi non proprio efficiente quanto Dirty Rat, che comunque scendeva più early con un body infinitamente grande. Tra l'altro, nel turno interattivo... costava il 20% della tua mana pool, quindi comunque ancora l'80% della tua mana pool con cui finire di giocare il turno, quindi era veramente nasty. Comunque sì, in generale credo che, e mi auguro che con quella patch arriverà un rework agli Aloof. Sì. Un qualche... ecco, una sorta auspicabile per gli Aloof è che siano una forma di combo disruption per control deck e basta, magari. Le stat a costi di mana più alti, anche, ecco. O costi di mana più alti, o le stat nerfate, o ambedue addirittura, nel senso che deve essere proprio quel gettone che magari giochi in mono o duplice copia, perché sai che cacchio, però se becco un Lee Sin deck e gli mangio un Lee Sin a T4 di Aloof proprio forte, io magari devo spendere veramente 4 mana per un 1-2, e non sto scherzando. Sì. Perché vince la partita. Nel mondo di Soul, Aloof Traveler serve a togliere l'Edros dalla mano dell'avversario. Sì, per esempio. Nel mondo di Wildcat serve per togliere Withering Whale e picchiare, però in entrambi i mondi è disonesto che abbia quelle stats, per quanto mi riguarda. Sì, scandaloso. Tanto sono contento di vedere che anche Von effettivamente porta lì sì in quest'oggi, quindi benissimo. Okay. Però Von azzecca un matchup molto migliore di Beans. Esatto. Perché... Sion Draven è proprio quell'aggro non esageratamente veloce che quindi le Eye of the Dragon si mangiano, perché letteralmente se li mangiano gli aggro deck come Sion Draven, e in più hai addirittura, a parte che vediamo Sunburst nella mano di Von, che quindi è pazzesco, è una carta che distrugge Sion in ogni sua fibra, ma a parte quello Lee Sin è molto forte perché arriva 2 turni prima di Sion, e qualora tu giocassi Sion non nel tuo turno d'attacco, che di solito è quello che vuoi fare quando sei Sion Draven, in modo tale che poi al turno in cui attacchi vai di open con Sion e hai altri mana da investire dopo su combat trick, spari, altri meccanismi che ti aiutano, se ci provi Lee Sin te lo ricalcia in mano quando va bene, quando non te lo distrugge. Perciò un matchup veramente, veramente antipatico, e lo vediamo già lavorare nella direzione giusta. Von che ha una mano strepitosa, con il top deck del secondo Doni dell'aldilà, potrebbe già avere un'ipoteca fortissima su questo matchup, dove Zoe sta facendo valore, sta scontando le carte.
Evito poche chance per Vince. Sì, è partito pretty fast e l'assicurazione rappresentata dal Sunburst è veramente huge. Anche questo. Mamma mia. Anche perché di benzina inizia ad averne un po' poca Vince sulla quale fare gli scartini. Oh, come ho detto. Però sì, è pesante lo stesso. Pesante lo stesso, si tratta di un qualcosa che non può più andare a stanare l'Eye of the Dragon. Ecco, quello è il grave. E questo dà a Lordvon la possibilità di chiudersi dietro a quell'Eye of the Dragon e al relativo lifesteal che ne deriva. Ed è veramente da strapparsi i capelli per il povero Vince. Andare a stanare qui ed ora quella carta senza dover impiegare un pezzo che adesso tra l'altro ha trovato al top ma che non aveva, quindi sicuramente visto quell'Equinox ha saltato un battito. Arriva per fortuna un'altra Revenant, arriva però il Gravitum a tenerla lì, e quindi sì, il problema prosegue, il problema di quella Life the Dragon rimane lì. Bravissimo Vonnie in questo turno, che ha visto il top deck di Sin eccezionale, nello spot migliore possibile, non si fa assolutamente ingolosire dall'andarlo a schierare, se la prende comoda, passa con 5 mana pronti, perché tanto sa che se il suo avversario con questo deck non si prende le combat, non va a mettere l'effettiva pressione, pur pushando il mana, va comunque a perdere. Va comunque a non sviluppare l'evoluzione di Sion, va comunque a non mettere la pressure su quei pezzi di cui gode Von. E a questo punto immagino non ci sia nulla da trattenere quel di Sin dallo scendere in campo ed essere veramente pericoloso. Addirittura no, decide prima di dichiarare la combat, non vuole esporlo a qualsivoglia danno, e mi sento di dire che per questo motivo Vince probabilmente gioca un Sion Draven armato di Scorched Earth. È l'unico motivo per cui vuoi essere così tanto cauto con Lee Sin. Vuoi aspettare di vedere i mana che vadano via, evitare combinazioni di Get Excited più Scorched Earth, magari di doppi spari e altre cose strane. Oppure addirittura Von sta lavorando sulla win condition di Zoe. E' interessante perché Lee Sin è un mazzo estremamente complesso, lo si gioca in mille vie, una più complicata dell'altra, e un giocatore come Von, che lo ha esplorato in mille modi, e non ironicamente, dicevo prima, è noto come uno dei giocatori più performanti di Lee Sin, intanto un giocatore che lo porta sempre a tornei, in ladder, e quindi un giocatore che è proprio uber confident col mazzo, ma noto proprio come uno dei migliori in assoluto con quel mazzo in Europa, quindi può trovare delle vie che non ci aspettiamo. Qua secondo me un Lee Sin poteva trovare gioco su board, ma dipende molto dal mazzo di Vince, dipende da quanti flock sono presenti, dipende da se è presente terre bruciate, appunto. Quindi Von ha sicuramente un quadro completo migliore di me e ha scelto per temporeggiare, molto probabilmente ci sta. Un ottimo turno dove calare Lee Sin notoriamente questo, in questo matchup, è proprio quello in cui scende Sion, perché l'avversario investe l'interezza del suo turno a calare in gioco proprio quel 10-6 gigantesco che mena, e di conseguenza tu vuoi andare a rispondere con la tua bomba per il turno successivo. Però non sarà così questa partita, perché alla giocata di Sion andrai praticamente sempre a rispondere proprio con quel Sunburst, che è una tech card micidiale nel matchup. E arriva Sion e grida: qui colpiscimi. Con quel Sunburst in mano Lordvon dubito, esiterà. Il mana c'è. E viene immediatamente speso. Silence e 6 danni significa obliterare in tutta la sua essenza quella unica minaccia alla quale era legata la win condition di Vince, ormai mi sento di dire, perché la ward è comunque fastidiosa. È assolutamente grossa. È grossa, però... piuttosto grossa. Però non è la ward che impedisce all'Orvon di interagire, che mette l'Orvon nell'impiccio di non poter risolvere Sion appena avere un altro rally e un attaccante 16. Sì. Comunque che fa overwhelm contro, è tutto un altro paio di mani per l'Orvon. Questo, per quanto sembri drammatico, è uno sweet spot per il mazzo di Sin. È uno spazio in cui c'è ancora tanto su quale lavorare. Ecco, forse... addirittura, guarda, nonostante il terzo... cioè, Vince abbia già usato 2 Get Excited, arriva al terzo, ma comunque anche con 9 danni visti proprio di top end, non sta rischiando nulla, Von. Sono stati investiti 6 danni per tradare una Zoe che rischiava di andare a level up, tra l'altro level up che sancisce la fine assoluta del matchup, perché tu vai a evolvere l'Eye of the... ad evolvere Zoe, quindi ad attivare l'effetto di splash delle keyword, e quindi... la tua occhio del drago ad ogni dragone di mana che cala con il lifesteal va a dare lifesteal alla tua intera board. Qui sta temporeggiando pure troppo, forse Von, mi chiedo cosa stia rispettando, forse davvero una combinazione di
Get Excited più Flock di Get Excited e Mistico Terre Bruciate, quindi arriva anche il secondo Lee Sin, quindi questo T9 è sicuramente il turno in cui Lee Sin scende in campo, secondo me. Non c'è più nulla da aspettare, probabilmente, direi che ha temporeggiato abbastanza la giocata safe al 700%, che poi è proprio quello che deve fare Lee Sin. Scendere solo quando sei sicurissimo che non verrà rimosso. E qui, anche se si crea qualche shenanigan assurdo con delle triple flock, sai certo che se quelli si muore dopo che ha assorbito un incredibile quantitativo di risorse dall'avversario, il secondo che calerà il prossimo turno arriva sicuramente. Sì. Passo a 9 mana, catturato immediatamente da Von, secondo me. Questi deck molto combo-oriented spesso ragionano proprio per gettoni che toglie all'avversario, e sì, devo dire che Lord Von ha sempre rubato i gettoni d'attacco all'avversario. C'era sempre uno spot in cui Vince poteva proporre l'attacco per cercare di togliere The Dragon, per mettere giusto Draven che non pagava le conseguenze di andare in combat, e sono tutte state delle combat con scritto sopra esci gratis di prigione per Lord Von. Adesso la prigione è per Vince ed è rappresentata da quelli Sin 5-8, il quale minaccerà le combat, il quale tra l'altro ne ha per la minaccia dell'OTK. Assolutamente sì, con un assolutamente del genere. Sì, con tutta quel ben di Dio in mano, sì. Esatto, esatto. Cioè, qui è solo l'inizio di un Lee Sin che a 9 di attacco dichiara non solo lethal, ma è coperto da un deny. Qualora fosse danneggiato, c'è anche il guiding touch a coprirlo da delle eventuali terre bruciate. Probabilmente la mancanza di quel guiding touch è proprio il motivo che ha portato Von a temporeggiare così tanto. Ci fosse stato guiding touch a coprire da eventuali giocate sensazionali di flock che si incatenavano, sono sicuro che Lee Sin avrebbe visto luce molto prima. Bellissima questa Von pila, tra l'altro. Sì, molto, molto simpatica questa pila in cui ti dice: no, non ti sottrai al combattimento, Mister Draven. In realtà, no, calma, in realtà era un tentativo per... sì, esatto. Tentava di suicidarsi per salvarsi, perché togliendosi il pezzo andava a sopravvivere Vince, ma ovviamente non è questa la situazione. Arriva la negazione. Ma non è...